Buonasera a tutti. Sono onorata stasera di aprire questo comizio, il primo della nostra coalizione, il primo dopo la presentazione del sindaco. Finalmente in piazza, finalmente ci possiamo guardare negli occhi, parlarci di persona. Finalmente in questo periodo in cui dialogare tramite i social è diventata la normalità. Niente contro i social, ci mancherebbe, li uso anche io in maniera molto moderata. Però ho sempre pensato che il comizio resta la forma più alta di comunicazione, l'emblema di una campagna elettorale dove chiunque può venire qui e ascoltare, guardare negli occhi chiunque si avvicenda su questo palco. Un dialogo aperto, quello che facciamo da qua sopra, un dialogo che in questi 5 anni in realtà io ho cercato con tutte le mie forze di mantenere con i miei amici della coalizione, con i miei compagni consiglieri, ma anche con i colleghi dell'opposizione. Un dialogo però che non è sempre stato, come possiamo dire, leale. Però è nella normalità delle cose forse essere contraddistinti, diciamo, dalle proprie idee. Ecco, oggi si fa un gran parlare di educazione, di usare, diciamo, un linguaggio appropriato, di non offendere. Oggi però, quando ci ritroviamo qui sopra, in questi 5 anni non so quante persone hanno sollevato questo problema, soprattutto sui social. Non so quante persone si sono rese conto, perché poi è facile seguire, diciamo, l'operato di un'amministrazione nell'anno precedente o nei mesi precedenti le elezioni. Ma il problema è che secondo me dovremmo seguirlo sempre, in tutti e 5 gli anni, perché poi il giudizio che abbiamo oggi, che avremo il 12 giugno, non può basarsi su quello che succede oggi. Come giustamente diceva stamattina qualcuno, le strade che verranno asfaltate non sono un'idea degli ultimi 10 giorni, è un intervento programmato, è un intervento voluto, è un intervento per cui si è aspettato il periodo giusto, quello in cui fa caldo. Ecco, come dicevo, purtroppo non c'è sempre stato un dialogo costruttivo. Soprattutto nei miei confronti, dove la discussione spesso si è focalizzata più sulla forma che sul contenuto. Che cosa voglio dire? A buona parte dell'opposizione, non posso dire correttamente tutti, buona parte dell'opposizione, il mio modo di condurre i consigli non è piaciuto, non è andato a genio più che altro. Forse perché ho cercato dopo tanti anni semplicemente di leggermi lo statuto e il regolamento comunale, niente di più. Quello statuto e quel regolamento che in realtà non fanno altro che stabilire, come in qualsiasi circostanza, qualsiasi ambito della nostra vita, le regole di normale comportamento. Ecco, questo a coloro che hanno sempre fatto politica a modo loro non è andato giù. Pensavano di poter continuare ad usare i loro metodi, di riuscirci soprattutto con una persona che era alle prime armi. Così però purtroppo per loro non è stato. Ed ecco perché si sono avvicendati diversi scontri anche duri. Lettere di rimostranze perfino al prefetto qualche anno fa. Prefetto che ha archiviato il caso senza neanche forse rispondere alle loro rimostranze, ma perché basta guardare i video dei consigli e si vede che, così come ho bacchettato o comunque ho imposto il rispetto delle regole da parte dei consiglieri di opposizione, l'ho fatto anche nei confronti del povero crocifisso Aloisi, che oggi non vedo e che giustamente quando andava fuori tempo ho bloccato. Non posso dimenticare però in tutti questi 5 anni, perché per me è emblematica di quello che è successo e di quello che poi dopo voglio lasciare come messaggio a questa folla oggi. Non posso dimenticare una famosa riunione
all'indomani di un consiglio comunale richiesto proprio dall'opposizione per discutere sul project financing del cimitero. Consiglio comunale che fu abbandonato dagli stessi consiglieri di opposizione, tra l'altro mancando di rispetto soprattutto a tutte quelle persone che sono venute a partecipare a quel consiglio prima che a noi. Riunione il giorno dopo in cui mi apostrofarono come neofita. Mi giunsero diverse dimostrazioni di solidarietà per questo nome, che poi grammaticalmente parlando non è certo un'offesa, vuol dire principiante, vuol dire novizio, però chiaramente il modo e l'atteggiamento dispregiativo, l'accezione dispregiativa con cui era stato detto, ha creato diciamo questa reazione. In realtà io oggi ne approfitto, perché non l'ho mai fatto attraverso il social, che non è il mio modo di dire le cose, ne approfitto perché voglio ringraziare quel consigliere che mi ha chiamata neofita, ma veramente non è una battuta, io lo ringrazio perché neofita per quel consigliere voleva dire che non ero sottoposta al suo modo di fare politica. Che c'era qualcuno, e perfino qualcuno alle prime armi, che si era ribellato a quel modo arrogante di fare politica, di gestire il consiglio come se fosse casa sua. Io quindi oggi lo ringrazio, e a tutte quelle persone, oggi ne ricordo una in particolare che non c'è più, ma che mi scrisse un post bellissimo, Fernando Ferrocino, in cui diceva giustamente: sii fiera del fatto che ti abbia detto neofita, e lo sono, perché il fatto che lui abbia disprezzato quel regolamento, perché io non ho fatto nient'altro se non togliergli la parola dopo forse 25 minuti di monologo, e non perché stesse dicendo qualcosa di sbagliato, io ho sempre rispettato il pensiero di chiunque, anche quando non era conforme a quello che pensavo io, ma perché in un'assemblea pubblica dove tante persone volevano partecipare, dove c'erano dei tecnici che dovevano partecipare, semplicemente mi sembrava giusto e corretto individuare un tempo da assegnare ad ognuno e che tutti gli altri, guarda caso, hanno rispettato. No, in quel caso io ero una neofita. Meno male, ho detto, meno male che finalmente qualcuno si è messo ad andare contro questa politica di arroganza e di sfruttamento di tutti coloro che sedevano su quei banchi, perché nel momento in cui non si faceva quello a cui erano abituati, allora eravamo neofiti, allora eravamo scorretti, allora eravamo inadeguati. Mi dispiace, non era così. Non era così, era solo il loro modo di non saper affrontare quello che, a cui tutti noi ci siamo semplicemente adattati, un regolamento. Molto probabilmente non sono abituati a farlo, molto probabilmente sono abituati a trattare questa città come se fosse casa loro, ma non nella maniera più giusta e più positiva del termine, ma in quella di sfruttamento, e a questo ci siamo ribellati. Ecco che questa è la politica a cui io mi sono opposta già 5 anni fa. È la politica invece che questa squadra di governo, assessori, consiglieri, il sindaco in primis, abbiamo abbracciato fin dal primo momento. Una politica che invece di sbandierare lo slogan ai giovani, invece di trattarli come carne da macello soltanto durante il periodo preelettorale, quei giovani davvero li ha invogliati, quei giovani davvero li ha portati ad esprimersi come volevano, come potevano, a trarne tutto quello che era buono per la città. Oggi Galatone è una città cardioprotetta, perché il consigliere Paolo Stella ha avuto la sensibilità di promuovere
di promuovere l'iniziativa di dotare le principali piazze della città di defibrillatori. È una città che ha un garante per le persone disabili, perché i consiglieri Donato Filoni e Simone Forte hanno avuto quella lungimiranza di individuare una persona e proporla in consiglio. È una città che ha visto le associazioni militari avere sempre il giusto riconoscimento e la giusta presenza, perché il consigliere Salvatore Licuori, non nell'ultimo anno di mandato, ma in 5 anni di amministrazione, ha sempre collaborato con queste associazioni. Ora potrei dirne, questi sono solo degli esempi, chiaramente sono quelli che mi vengono in mente, ma ce ne sono tanti altri. Ecco, io questa squadra la ringrazio, perché finalmente abbiamo potuto, e se, come sono sicuro che sia, la gente non è stupida, ha visto che ai soliti personaggi della politica di 30 anni a questa parte si sono avvicendate delle persone nuove, sì, ma che hanno apportato qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, di utile alla città, e che grazie all'aiuto di una squadra di assessori altrettanto giovane ma allo stesso tempo preparata, ha saputo confrontarsi con persone che facevano della politica il loro lavoro, ma soltanto per interessi personali, mai per la città. In questi anni, con Flavio e con tutti gli assessori, tutti noi consiglieri, abbiamo avuto modo di confrontarci, di imparare gli uni dagli altri, anche di scontrarci, a dir la verità, diverse volte, perché purtroppo, come in ogni famiglia, non possiamo sempre avere tutti la stessa idea. Ed è utile scontrarci, alla fine trovare un punto di incontro. Devo però ringraziare in primis Flavio, perché innanzitutto ci ha lasciati fare, forte della fiducia nei nostri confronti, ponendosi non come un capo, ma come un leader, che è cosa ben diversa. Ponendosi come padre di famiglia e soprattutto senza mai nascondere i suoi limiti, le sue debolezze, i suoi errori, che da persona umana, non perché il sindaco non può averne, non ha mai nascosto, come d'altronde tutti noi, anzi, spesso si è messo in discussione e si è fatto consigliare anche da chi era più piccolo e meno competente di lui. Io ti ringrazio, Flavio, per questo. E concludo solo con un pensiero generico. Oggi si fa, oggi come in tutte le campagne elettorali, si fa propaganda con i giovani, sui giovani, per i giovani, poi però quelli che realmente li hanno messi al centro, gli hanno dato la possibilità di esprimersi, a mia memoria non ce ne sono stati tanti. Ed è per questo che io oggi non posso che sostenere questa squadra, non posso che portare il mio esempio e quello dei ragazzi che sono stati con me. Intendo ragazzi, ma chiaramente abbraccio tutte le età, perché eravamo comunque quasi tutti alle prime armi. Io li ringrazio per questa esperienza, che sinceramente auguro a tutti, perché fino a quando non ti trovi lì a scontrarti con i problemi di ogni giorno, scrivere da dietro una tastiera è semplicissimo. Fino a quando non prendi coscienza che, come giustamente nell'ultimo consiglio sottolineava Maurizio, il bilancio di una famiglia, così come quello di un comune, prevede delle scelte. In una famiglia non puoi sempre fare tutto. Sto mese paghi se c'è la bolletta, non puoi comprare una cosa accessoria. Lo stesso il comune. Noi ce ne siamo resi conto e abbiamo fatto delle scelte, condivisibili o meno, per carità. Ma abbiamo sempre scelto nell'ottica di avere uno sviluppo per questa città. Senza un'idea di sviluppo non potevamo andare avanti. Alcune scelte sono state scomode, soprattutto per noi, perché chiaramente le delibere che adottiamo sono delibere che vanno ad incidere anche su noi, sulle nostre case, sui nostri familiari, ma non abbiamo pensato al nostro ritorno personale, abbiamo guardato nell'ottica dello sviluppo e abbiamo detto: questa è una strada che vogliamo percorrere.
concludo. Vi ringrazio perché c'è tutta questa gente ad ascoltarci. Vuol dire che forse non abbiamo fatto un cattivo lavoro. Mi auguro che il 12 giugno siate ancora lì tutti insieme a sostenerci. Una piccola parentesi per il mio gruppo, che capisco di essere Presidente del Consiglio, ma permettetemelo, in questi ultimi 20 giorni di campagna elettorale faccio anche parte di un gruppo politico, diciamo, che oggi si ripresenta per la terza volta alle elezioni e che non posso non nominare, insieme per Galatone. Vi chiedo di appoggiarci, di crederci ancora, di sostenerci e soprattutto di portare Galatone a fare passi sempre più avanti. Grazie. Buonasera. Molti di voi, almeno alcuni di voi, sanno che è la mia prima esperienza elettorale. E parlare da questo palco di una piazza gremita di persone è veramente difficile. La tensione è tanta. Non mi preoccupate, è una pausa. La tensione ce n'è tanta. Per smorzarla preferirei presentarmi, l'hanno già detto, mi chiamo Gianluca Giglio, alcuni di voi mi conoscono. Molti non mi conosceranno sicuramente, altri mi conoscono come l'internauta, per il mio modo di presentare, di dare il buongiorno ai miei fans sui social. Uno soltanto mi conosce come l'astronauta e altri mi conoscono solo perché mi vedono correre spesso, perché sono un appassionato di corsa e mi definiscono pure lui. E mi definiscono, e poi è una... Quando mi fermo a parlare con loro, la prima cosa che gli viene in mente è: ah sì, tu senti quello che fuce sempre, ma come faci? Che è una cosa, a me mi fa sorridere, no? Ma mi fa sorridere non perché voglia prendere in giro le persone che mi dicono questa cosa qui. Mi fa sorridere perché innanzitutto vieni riconosciuto per un qualcosa di positivo che viene fatto, no? La corsa, che è una cosa semplice che uno fa. Però sorrido anche perché dietro quell'attività sportiva, quando mi vedete correre per le vie della città, dietro quella preparazione, cioè quella frase "ti vedo sempre correre, senti quello che fuci" è riduttivo, cioè dietro a quella preparazione, dietro c'è una preparazione non indifferente. Cioè io non è che mi sono, come dire, sì, perdonatemi. Non è che mi sono diventato runner dall'oggi al domani. Ho iniziato a studiare, a capire se poteva servirmi oppure no. Certo, mi senti? Vai. Ho iniziato a studiare, non mi sono improvvisato runner. Ho iniziato a studiare, ho iniziato a capire se era uno sport che faceva per me, se mi poteva essere utile, se mi tornava utile, capire anche se i contro di questa attività sportiva. Perché vi dico ciò? Perché ad un certo punto, anche nello sport, bisogna iniziare a programmare le attività. Non pensate che quando mi vedete correre, mi sono alzato la mattina, pantaloncini, maglietta, scarpette e mi sono messo a correre come un pazzo. No, è programmata quell'attività fisica. Ecco, una parola che mi guida sempre, mi guiderà anche in questa campagna elettorale, sarà programmazione. Ma oltre alla programmazione ci vuole anche innovazione, perché poi correre sempre alla fine potrebbe annoiare, quindi bisogna sempre innovarsi anche in questo, e soprattutto c'è impegno e sacrificio anche nel correre. Perché vi faccio questa introduzione? Perché spesso quando vado in giro e incontro le persone, la prima cosa che mi viene detta, secondo voi qual è? Con tanti candabia proprio Flavio Filoni restituire e riappoggiare. Allora, siccome io sono nuovo, ok, della politica, vi ripeto, la mia prima candidatura, all'inizio mi sono rimasto spiazzato, 30 secondi al massimo. Poi alla fine uno dice:
scusa, dalla risposta, no? Dice, scusa, ma perché abbiamo alternativa per caso a Flavio? C'è un'alternativa qui a Galapoli. Flavio è l'unico che dobbiamo votare il 12. È l'unico, sono 5 anni che si occupa di Galatone, sono 5 anni che sta progettando una Galatone nuova per noi, per i nostri figli e le generazioni future, con impegno di tutta la sua amministrazione. Ha trasformato Galatone da terra sterile a terra fertile. Bravo. Ha seminato e ci sta chiedendo ora ci sta chiedendo di continuare con lui a raccogliere i frutti di tutto il suo lavoro. Questo è Flavio, ha introdotto innovazione nella politica, l'ha resa partecipata, tutti possono esporre le proprie idee, le proprie opinioni, normali cittadini, commercianti, tutti. Non è l'oscurantismo da cui ci vogliono liberare i nostri competitor. Lui è la luce, è una guida. Questo è Flavio. E il 12 giugno è Flavio che dobbiamo votare. Grazie. Buonasera a tutti. Sono Claudia Caputo. E mi presento per la prima volta da candidata al Consiglio Comunale di questa città nella lista del Partito Democratico con Flavio Filoni sindaco. Il Partito Democratico in questa città ha una storia e ha una sua tradizione, fatta da idee e persone che condividono valori e progetti comuni con una forte ispirazione identitaria propria dei cattolici democratici impegnati in politica e delle componenti laiche della società che perseguono il bene comune nella gestione della cosa pubblica. Come democratici siamo convinti che la politica, quella con la P maiuscola, sia un dovere civico e morale di ogni cittadino, di mettersi al servizio della comunità e dell'individuo, ponendo al centro l'uomo nella sua complessità di bisogni, aspettative e tensioni sociali, culturali ed economiche. Non siamo affatto contro il civismo. Se liste su 7, che sostengono come noi democratici il nostro candidato sindaco Flavio Filoni, lo sono. E riteniamo che proprio questa alleanza, alla luce del sole, senza camuffamenti, in modo chiaro, trasparente, possa mettere nelle condizioni gli elettori di scegliere con chiarezza e senza opacità, in libertà e senza strani condizionamenti, con senso di responsabilità e senza qualunquismo. Il candidato che ritiene più valido per il governo della nostra comunità, ma anche il candidato consigliere più valido, più capace, più preparato per rappresentare il cittadino elettore nel Consiglio Comunale. Noi democratici siamo convinti che Flavio sia una risorsa strategica importante per Galatone. Ha dimostrato con i fatti le sue capacità politiche, di senso di appartenenza, coerenza e responsabilità. Le sue capacità amministrativi in termini di sana e di buona gestione, di trasparenza e di imparzialità della cosa pubblica. Le sue capacità personali di ascolto e di attenzione dei cittadini, di moderazione e di profondo rispetto per il prossimo. Ecco perché quando su questo palco sentiamo dagli avversari politici, che per noi non saranno mai nemici, ma competitori con i quali confrontarsi in un sano e costruttivo confronto finalizzato a perseguire, sia pur da differenti schieramenti, il bene comune, invece di parlarci di programmi e progetti e visioni della nostra Galatone, abbiamo visto i nostri competitori esercitarsi nell'arte dell'insulto. Con invettive
va studiata in tutte le sue forme e varianti al solo fine di offendere Flavio come persona, come amministratore e come politico. A tutto ciò avvertiamo per intero un senso di riprovazione e di distanza dal contraddittorio politico, che invece deve esaltarsi e sublimarsi in una campagna elettorale comunale fatta di contenuti, opzioni e modelli gestionali. Proprio per questo apprezziamo certamente e condividiamo la proposta dei timer che indichino la durata dei segnali semaforici, ma che tuttavia coincide solo in parte con quella contenuta nel nostro di programma. Sì, solo in parte, perché la nostra proposta, e mi riferisco a quella scritta a pagina 25 del programma di Flavio, non è solo di installare i timer, ma di desemaforizzare Galatone, cioè di abolire in tutti i casi in cui è possibile gli incroci semaforizzati e sostituirli con i rondò. E solo quando non è possibile realizzarlo occorrerà per forza mantenerli e quindi ammodernarli con i timer, con i dispositivi smart, e cioè non solo l'indicazione della durata e del colore, ma anche dotandoli di device con attivazione a chiamata. E così, vi confesso, ti accontenterei anche una persona che è qui nel pubblico questa sera, ed è mia nonna. La sua automobile ha più di 80 anni, perché dovete sapere che lei, percorrendo la via di Gallipoli, si ferma al semaforo. Come? Nonna, perché ti stai fermando al semaforo? No, mi fermo perché anche se è verde, non so, magari scatta il rosso e quindi poi mi becco la multa, e quindi mi fermo e aspetto che ritorni verde. Quindi il timer certamente aiuterebbe mia nonna, ma per le persone anziane i rondò invece risolverebbero in radice il problema. Ed ecco il senso della desemaforizzazione della città. Peraltro è già iniziata, avendo ricevuto con la determina dirigenziale della Regione Puglia numero 41 del 28 maggio dell'anno scorso le risorse per la realizzazione di due rondò all'ingresso della nostra città, quello della via di Lecce e quello della via di Galatina. E sempre rimanendo in tema di viabilità, occorre decongestionare il traffico non solo attraverso una revisione dell'attuale assetto viario e con le rotatorie agli ingressi e dentro le città, ma è ormai urgente realizzare dei parcheggi di quartiere, dei parcheggi di zona, dei parcheggi nelle aree a maggiore intensità di traffico, attraverso l'acquisizione al patrimonio comunale a prezzi di mercato di superfici di immobili da destinare a parcheggi pubblici e privati. Pubblici per consentire il parcheggio gratuito per un periodo di tempo limitato a un'ora e la notte, quando cioè lo stallo non serve prettamente al pubblico. Privato perché una parte di questi stalli possano essere acquistati in proprietà o concessi in affitto a soggetti privati residenti in quella zona, che intendano acquistarli o affittarli per parcheggiare le proprie autovetture non più in mezzo alla strada, ma in aree di parcheggio protette e videosorvegliate. Le politiche di promozione e di attenzione dei quartieri però non vanno confinate solo negli aspetti viari, ma riguardano una serie di interventi infrastrutturali e sociali che questa sera, in un tempo così breve, non è possibile illustrare, e conto di poterlo fare in una prossima occasione. Quindi concludo con un appello e vi invito a compiere una scelta consapevole, libera e responsabile. Il 12 giugno vi invito a votare e a far votare Flavio Filoni sindaco, a crociare il simbolo del Partito Democratico e ad esprimere due preferenze, quella di una donna e quella di un uomo.
Il futuro di Galatone è nelle vostre mani. Continuiamo insieme. Adelante. Cari compagni e care compagne, buonasera, visto che hai gridato Cosimo, noi ce lo possiamo permettere. Vedete, non è retorica, la premessa della nostra coalizione politica, perché tanto è pubblica, no? Contiene dei bellissimi aggettivi e soprattutto contiene il principio del pluralismo democratico e antifascista, ecco perché ce lo possiamo permettere. Non lo troverete in nessun'altra delle altre coalizioni scolpito nella premessa. Io ho potuto ascoltare ieri sera il discorso, devo dire, anche a tratti molto garbato della consigliera Campa, che per certi versi mi sta pure simpatica. Però ci sono due cose che devo chiarire. Primo, ha posto una domanda. La domanda la poneva a Flavio, no? Perché l'altra volta ha detto non sei nuova, e lei non comprendeva qual era il significato politico di questo non sei nuova. Forse è il caso che glielo spieghiamo. Non essere nuova vuol dire che hai governato per 5 anni quale vice sindaco di Livio Nisi, se te lo sei scordato, assecondando le sue scelte scellerate. Vuol dire che hai avuto l'occasione di dimostrare ai cittadini cosa sapevi fare e l'hai persa. Tutto ciò che oggi poi proponi e che anzi rimproveri a Flavio Filoni di non aver fatto, potevi farli in quei 5 anni di governo, pieno e senza Covid, ma non lo hai fatto. Anzi, oggi ti presenti con il vestito nuovo del civismo, come ha detto adesso chi mi ha preceduto. Noi non abbiamo nulla contro il civismo, la mia è una lista civica che si chiama Cambiamenti, da quando è scomparso il glorioso Partito Comunista Italiano abbiamo questa lista civica. Quindi questo vuol dire non essere nuova. Nulla di personale, consigliera Campa, però una bugia come quella che hai aggiunto, e cioè che questa amministrazione ha aumentato la pressione fiscale, per la verità l'hai detto in una maniera quasi nascosta dietro i pali che non ti piacevano qua di Piazza San Sebastiano, che poi il palo che nasconde dipende dal punto di vista, no? Voglio dire, dipende da dove lo guardi. Sinceramente quello che c'era prima nascondeva molto di più. Ma andiamo al punto. Noi non abbiamo aumentato le tasse e devi smetterla con questa bugia. Forse ti riferivi al 2013 in cui il tuo sindaco ha aumentato del 25% la TARI, la tassa sulla spazzatura. Nonostante l'aumento delle materie prime, del combustibile e di quant'altro, abbiamo mantenuto inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale, come la mensa e il trasporto scolastico. Nel 2021 siamo riusciti persino ad esentare totalmente le famiglie, e questo è l'aiuto contro la povertà, che hanno un reddito inferiore a 15.000 euro dal pagamento della spazzatura. Abbiamo aiutato anche le imprese, esentandole nel 2021 dal 100% della parte variabile della tassa sulla spazzatura. Ma abbiamo fatto di più, perché noi abbiamo aiutato quanto e anche più dello Stato i nostri artigiani e commercianti, prendendo dal nostro bilancio comunale, e vi assicuro che è stato veramente patire lacrime e sangue, 300 euro per volta a ciascuno di loro, e ne hanno beneficiato di soldi veri, altro che le promesse del governo, che invece di dare i soldi agli artigiani e commercianti li dà alle banche, e poi ne usciamo come un paese di indebitati invece che di un paese di artigiani e commercianti che vengono aiutati. Oggi
Il mio dirigente mi ha avvisato che abbiamo anche chiuso e terminato la graduatoria per quanto riguarda il contributo alle locazioni, perché anche qui, vedete, noi non abbiamo fatto bilancio, non siamo stati dei ragionieri, noi abbiamo fatto politica di bilancio. Dicevi benissimo, bisogna riprendere a fare politica in questo paese. Abbiamo previsto questo contributo per gli affitti perché il governo, di fronte alla crisi del Covid, che cosa vi ha detto, cari artigiani e commercianti? Dice: no, sai, devi continuare a pagare l'affitto, al più ti aiuto, perché se ti accordi col proprietario che ti riduce il canone, non paga la registrazione all'Agenzia delle Entrate. Guardate, ci sarebbe da dire una parolaccia, e vi credo per ognuno di voi, perché poi sono passati dallo studio gli artigiani e commercianti che durante quel periodo di chiusura se ne dimenticano, Flavio, non riuscivano ad andare avanti. Abbiamo dato un aiuto alle associazioni. È questa la nostra storia, cara consigliera Campa, ed è per questo che la nostra è un'altra storia, e non sono storielle come le chiama lei, è questa la Galatone che abbiamo faticosamente ricostruito. Abbiamo preso 5 anni fa una città smarrita, oggi quella città si è ritrovata, non ha più la subalternità culturale e politica della Cenerentola del Salento. Non è più conosciuta soltanto quale terra di conquista e speculazione. Abbiamo raggiunto quella riconoscibilità e quel rispetto che hanno testimoniato il Presidente della Regione e il Presidente della Provincia durante la tua presentazione, caro Flavio. Dovete sentirle quelle parole. E questo vuol dire che noi possiamo dignitosamente sederci al tavolo e battere il pugno quando è necessario. Oggi abbiamo un'interlocuzione diretta in ogni livello. Questa mattina sono stato al Consorzio ASI, nella zona industriale di Galatone in Nardò, grazie all'inserimento nelle ZES, si è già insediata un'azienda tessile, per parlare del comparto industriale, perché loro ignorano pure quello che si fa, che impiega ben 27 dipendenti grazie ai benefici delle zone economiche speciali. Se poi vuoi parlare di bilancio, candidato Campa, e di sviluppo economico, io ti invito ad un confronto pubblico sui numeri e puoi portarti chi vuoi, e allora sentirai la storia del risanamento del bilancio scolpita negli atti di quel consiglio comunale che avete spesso disertato. E se a te non interessa questo discorso, interessa invece ai cittadini di Galatone sapere di quel miglioramento della situazione finanziaria dell'ente. Sapete, spesso a me mi si dice sì, perché poi la vulgata, no? Dice: sai, ma con lo bilancio non dipigli voti. Non mi interessa! Intanto noi dobbiamo avere una serietà e un rigore che assicurino il futuro ai nostri figli, anche a costo di non prenderne nemmeno uno. E allora, se vogliamo discutere di bilancio, ti ho spiegato nell'ultimo rendiconto che abbiamo tenuto lunedì scorso che siamo arrivati ad un rendiconto con un risultato di amministrazione di 9 milioni di euro, che nel 2020 era sempre inalterato su questa cifra, che nel 2019 era di 6 milioni 283 mila euro. Sapete come ce l'avete consegnato al rendiconto del 2017? Soltanto con 5 milioni 321 mila euro di risultato di amministrazione. Sono questi i numeri che devi venire in questa piazza a smentire, perché questo risultato dimostra che l'amministrazione ha lavorato efficacemente sul piano del contenimento della spesa e del recupero delle proprie entrate. Noi siamo arrivati qui, caro Flavio, e non mi vergogno di dirlo, che negli uffici comunali mancava la carta igienica e la carta per stampare. Siamo arrivati qui che c'era un paese che non riscuoteva e spendeva. Questo era il paese che abbiamo trovato. Oggi abbiamo quindi una svolta significativa per l'intera organizzazione comunale, che ha superato tutti i limiti imposti dalla normativa per gli enti in disavanzo. Ci avete consegnato un comune nel 2017 che aveva un disavanzo di oltre 2 milioni di euro, sempre per essere precisi sui numeri, 2 milioni 265 mila euro di disavanzo. L'abbiamo recuperato interamente con i sacrifici e non con gli imbrogli, perché guardate, sapete come si reggevano i bilanci
dei tuoi predecessori, in primo luogo Flavio. Si reggevano sul fatto che venivano appostati dei residui attivi, dei crediti, ecco così siamo ancora più, che erano del tutto farlocchi. C'era chi aveva un pochino più di fantasia, il caro Miceli, e metteva 800.000 euro di loculi cimiteriali, ci avrebbe seppellito a tutti pur di pareggiare quel bilancio. C'era chi, come Nisi, invece confermava quei residui, ma se ne inventava anche di nuovi, perché c'erano delle somme da riscuotere a titolo di tributi, salvo poi a vedere che erano somme totalmente inesigibili e totalmente farlocchi. Allora, se questo è il metodo che abbiamo applicato, perché abbiamo rifondato la riscossione, noi siamo passati ad un nuovo sistema di riscossione che oggi ci permette, guardate, anche qui non è vero che questa serietà di intenti non porta il consenso, perché questo ci ha consentito di allargare la platea dei contribuenti, abbiamo recuperato 400.000 euro di evasione tributaria nel 2021, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che si allarga la platea di quelli che pagano e arriviamo al principio del pagare meno e pagare tutti. E questo senza aumentare i costi. Ma vedete, su tutti i settori noi abbiamo una raccolta differenziata finalmente a regime che è aumentata dal 2017 ad oggi del 67,08%, ti do anche i decimali e ti chiedo di venire qui a smentirmeli. E non è esercizio di stile, perché ribadisco, non abbiamo fatto i ragionieri. Questo vuol dire una minore ecotassa al di sotto del 65%, c'è una maggiore ecotassa, vuol dire che noi oggi riusciamo dai rifiuti anche a guadagnare, perché il Corepla l'anno scorso ci ha accreditato 210.000 euro di rifiuti differenziati che abbiamo recuperato. Questo è serietà e politica. Non abbiamo contratto nuovi mutui, perché sai, era bello, no? Hai fatto quei bei due mutui prima delle elezioni del 2017 per il rifacimento delle strade e ci hai inchiodato per un anno di amministrazione, ma soprattutto hai fatto un mutuo, l'altra bugia è che loro hanno realizzato il campo Gigi Rizzo, no? Allora, giusto per dire la verità dei fatti, hanno contratto un mutuo di 1.300.000 euro per il rifacimento del campo comunale, hanno pagato le rate sino a quando fortunatamente non sono andati via, non lo hanno potuto spendere quel mutuo perché non avevano gli spazi finanziari per poterlo spendere e quindi il campo non l'hanno mai fatto, hanno impedito a noi di farlo nei primi due anni di amministrazione e siamo dovuti ricorrere a quella formula, perché vedete, chi vi parla è uno strenuo sostenitore dell'attività pubblica. Oggi però per raggiungere dei risultati bisogna stringere un partenariato pubblico-privato che è molto importante, assicurando il profitto al privato, ma al tempo stesso recuperando quelle strutture pubbliche che, diciamo, erano ormai in disuso. Il campo quindi è stato rifatto, ma è stato rifatto da noi, anzi è stato rifatto dalla polisportiva, perché bisogna dar merito a chi le cose le fa e non certo con quel mutuo che è rimasto lì bloccato. Poi, se vogliamo andare a cercare i numeri, gli altri numeri che ci avete lasciato, purtroppo mi sono dovuto portare anch'io dei fogli perché i numeri sono precisi, no? Noi in questi cinque anni, dice, sai, non avete fatto nulla. Allora te lo rammento, giusto perché con quel poco che si è riuscito a recuperare di fondi propri e di finanziamenti immediatamente spendibili, abbiamo ristrutturato la palestra della scuola da Milani perché i nostri ragazzi devono poterne usufruire. Abbiamo ristrutturato la scuola materna Santa Caterina, abbiamo rifatto il progetto dell'antico sedile a fianco al circolo cittadino. Abbiamo fatto una residenza per padri separati con 650.000 euro di finanziamento che ci invidiano in tutta Italia.
abbiamo riqualificato Piazza Umberto, abbiamo fatto adesso un primo intervento sul campo polifunzionale di Padre Pio, che presto con la chiusura, con quella recinzione, altro che un muro di Berlino, noi i muri di Berlino li abbiamo superati nell'89, cara mia. E non vi faccio l'elenco di tutte le opere che sono già finanziate, vedete, con un esempio plastico, voi per scegliere dovete soltanto immaginare questo. Preferite uno che viene lì, viene qui, col portafoglio pieno di soldi, 33 milioni di euro di finanziamenti già in cassa, ve le poggia sul tavolo e vi dice: questo è il futuro. La differenza è che il nostro è un futuro certo, è un futuro già finanziato. E quando poi vi vengono a dire: vabbè, ma che avete fatto in fondo? Voglio dire, la dichiarazione di dissesto è stata evitata. Allora ricordatevi che il grave rischio che abbiamo corso è che, laddove fosse stato dichiarato il dissesto del comune, i fornitori e quindi anche voi artigiani e commercianti sareste stati pagati al 40-60% del vostro credito. Il personale in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti di popolazione sarebbe stato messo in mobilità. Sarebbero state impedite tutte quelle assunzioni che abbiamo fatto in questo periodo. Non vi sarebbe stata alcuna possibilità di perseguire le spese di investimento che, come vi ho detto, oggi ammontano a 33 milioni di euro. Quindi scegliete voi, perché noi l'abbiamo scelto nel 2017 di invertire la rotta. Guarda Flavio, mi dispiace rubarti del tempo, poi magari faremo pure un comizio un pochino più ampio, ma io ci tengo a dire queste cose alle persone, perché ci abbiamo messo del sudore. Nello scorso consiglio comunale mi sono scappate delle lacrime di rabbia ed è difficile che mi scappi. Il bilancio e la programmazione economica sono stati per noi, come ha detto Gianluca, il fulcro della politica. Gianluca, il running a me ha insegnato una cosa, come ti dicevo prima, che bisogna arrivare sino in fondo, ognuno col suo passo, ma bisogna arrivare sino in fondo nelle cose. Ed ecco perché nell'estrema periferia di questo impero, che è l'Italia ormai con questi governi multicolore, noi abbiamo condotto delle battaglie politiche, tanta strada è stata fatta e tanta altra rimane ancora da fare, ma una cosa è certa: quando nel luglio del 2017 ho fatto il primo bilancio di assestamento con il compianto ragioniere Cuppone, la situazione che c'era era disastrosa. Dopo pochi giorni ci arrivò l'istruttoria della Corte dei Conti. Io quelle lacrime di rabbia ce l'avevo scolpite nel mio cervello, perché ricordo ancora quando, insieme a Flavio, insieme al segretario comunale, insieme al dottore Colopi, insieme a Valentino Casarano, siamo entrati nell'aula della Corte dei Conti. Era il 14 settembre del 2018 e c'era un magistrato istruttore della Procura che mi ha fatto vergognare. E ci siamo vergognati tutti quanti, perché ci venivano contestati dal 2012 al 2016 e, caro Nisi, abbiamo difeso i tuoi bilanci, perché noi siamo uomini dello Stato. Ci siamo vergognati per quelle spese di rappresentanza che erano veramente fantasiose, per quegli incarichi allegali assurdi, per quelle anticipazioni di liquidità spropositate, per quei residui attivi farlocchi di cui vi ho detto prima, ma non ci siamo arresi e abbiamo fatto capire a chiare lettere a quel magistrato istruttore e alla Corte che Galatone non è un comune imbroglione, confusionario, fallimentare, ma è fatto di gente onesta che lavora duro e soprattutto oggi abbiamo dimostrato di essere credibili e che i nostri cittadini devono meritare il dovuto rispetto e possono sentirsi orgogliosi di essere galatonesi. Oggi insomma possiamo stare tranquilli e pensare al futuro, ed è merito di tutti. Molto altro si poteva fare,
se non fossimo stati in trincea per evitare il dissesto e per combattere la pandemia. Guardate, non sono delle scuse, perché noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Questo paese merita anche di più, merita un bilancio partecipato, merita che quando si fa il bilancio di previsione ogni singolo cittadino ed ogni associazione possa venire a fare le sue proposte, ed è questo che mettiamo sul tavolo della prossima amministrazione. Ma questa è un'altra storia, è una sfida che ci attende e che attenderà appunto Flavio nei prossimi 5 anni. Oggi possiamo con soddisfazione dire che il nostro non è un bilancio bottegaio, non abbiamo appunto fatto i ragionieri in cui la prosperità è nel super, ovvero nel fatto che la cifra delle entrate superi quelle delle spese, ma è un bilancio in cui contano le leggi dello spirito di servizio, in cui ogni uomo non si limiti soltanto a dare quanto ha ricevuto, ma aggiunga qualcosa di suo, e ognuno dei nostri uomini e delle nostre donne ha dato qualcosa di suo a questa amministrazione. Ma la cosa più importante è che abbiamo invertito questo modello di sviluppo che estrae ricchezza privata dalla devastazione della ricchezza collettiva, che non sa calcolare tra i fattori produttivi di ricchezza la storia, la cultura, la natura, la bellezza, il benessere, l'identità, il paesaggio. Nessun capitano d'industria ha osato avvicinarsi al nostro comune in questi 5 anni per impiantare fabbriche di morte. Ed anzi, quando i proprietari della REI hanno tentato di riaprire la discarica di amianto, abbiamo fatto fronte comune, Flavio, in provincia, al fianco al comandante della polizia provinciale e del presidente Minerva. Abbiamo protetto come sempre la nostra terra. Abbiamo realizzato, Flavio, permettimi una parola religiosa, una conversione del modello di relazioni sociali e produttive. Galatone in questi 5 anni ha visto nascere e crescere la cooperativa di comunità più grande d'Italia, se gli altri non se ne sono accorti. Non siamo stati una comunità né anarchica né autarchica, abbiamo detto sì alla generazione diffusa di comunità energetiche, sì alla solarizzazione della città, sì all'efficientamento energetico degli edifici, abbiamo detto no a chi ci toglie l'orgoglio di essere protagonisti del nostro futuro, sappiamo dire sì che aprono il futuro, non quelli che ci ripiombano in un passato in cui siamo stati considerati terra da colonizzare, discarica a disposizione, una capanna dello zio Tom dove per 4 soldi si comprano pure la nostra dignità. Non abbiamo solo dato incentivi importanti alle imprese, ma anche sostegno alla formazione. Abbiamo lottato con misure concrete e azioni mirate addirittura contro le strozzature del sistema creditizio. Io vi invito a parlare con Casa Ambulanti. Siamo andati a sederci all'interno delle banche durante la pandemia per eliminare questo sistema di strozzinaggio che nel 2022 ancora vede delle imprese che non riescono a pagare quei mutui che ci hanno sulle spalle. Siamo stati a fianco con le politiche attive del lavoro, con i lavoratori della Tibi quando ha chiuso il supermercato in via Trappedo di Moro, anche travalicando quelle che sono le nostre competenze. E io non posso vedere 10 famiglie che oggi sono a casa, perché è questo il capitale che abbiamo combattuto, e lo abbiamo combattuto con le sue stesse leggi. Ho imparato tanto, e chiudo, Flavio, ho imparato da tutti in questi 5 anni. Urge restituire alla politica una missione più alta, una seria progettualità radicata nella conoscenza della realtà. Bisogna liberarla da questa deriva pubblicitaria in cui si viene qui a dire il nulla, ma anche emanciparla dalle piccole e grandi lobby, dalle clientele, dalle corporazioni, dalla mucillagine degli interessi particolaristici, dalle caverne del localismo. Una politica che sappia venire fuori dai palazzi, a respirare i dolori e le speranze dei giovani, a imparare le storie dei vecchi, a studiare i saperi delle donne, a interrogare i bambini lasciandosi interrogare da loro. Tutto ciò che abbiamo costruito è figlio di un'ispirazione, di una visione di noi stessi e della nostra storia, dei nostri doveri verso il futuro. Abbiamo cercato sempre di intrecciare modernità e tradizione nel nostro racconto e nella nostra ricerca di una Galatone migliore.
coniugando la nostra identità con il futuro. Per noi oggi il cammino è verso una nuova cittadinanza, fatta di rispetto pieno dei diritti di ogni individuo, fatta di lavoro che può nascere dall'investimento in ambiente e cultura, fatta di arricchimento dei saperi della produzione, fatta di persone libere dalla gabbia della precarietà, fatta di educazione alla pace, alla convivialità delle differenze, fatta di accoglienza, di inclusione, capace di dare speranza. Abbiamo fatto una grande semina e ovunque sono germogliate cose nuove e cose buone. Dovete votare Flavio Filoni e consentirci di offrirvi nei prossimi 5 anni tutto il raccolto di questo duro lavoro. Perché la rivoluzione non è l'assalto al palazzo d'inverno, ma è un movimento continuo e Flavio è la continuità. E non dovete votarci perché siamo forti, non perché siamo belli, ma perché siamo fragili, perché abbiamo paura, perché ci tremano le gambe a pensare che si torni indietro, perché abbiamo bisogno di voi. Buonasera, buonasera Galatone. Sarò breve ma conciso questa sera, abbiamo sforato, chiedo scusa. Grazie a Chiara, a Gianluca, a Claudia, a Maurizio che mi hanno preceduto negli interventi. Grazie a tutti voi che instancabilmente siete qui con noi in Piazza San Sebastiano. Torniamo in questa piazza per incontrarci, per illustrare il nostro programma elettorale che abbiamo presentato nei giorni scorsi. Un programma elettorale che potete trovare sul nostro sito internet, condiviso e partecipato, che nasce dal dibattito con tutti i candidati, con tutti i movimenti, in cui ognuno liberamente ha potuto dire la propria idea di futuro per la nostra città. Lo abbiamo elaborato e condiviso insieme. Sapete, questa piazza però accetta di tutto, ma non consente di non essere sinceri. Il caro Mimino Pinca, che abbraccio lassù, diceva: caro Flavio, devi essere sempre sincero e schietto quando vieni qui in piazza. Però quello che ho sentito ieri da questo palco, solo accuse e falsità. Erano venuti a parlare di programmi, dicevano, ma hanno parlato solo di quanto sono belli loro e di quanto siamo brutti noi. Perché questa è la loro idea di coesione sociale: attaccare noi e voi senza parlare del programma. E poi finiamola. Che dite, che urlo, che grido, è il mio tono di voce, è il mio modo di porsi da oltre 20 anni in questa città. E quando si fa un comizio si deve alzare e abbassare il tono per far sì che chi ci ascolta anche da fuori possa avere idea di quello che si porta in piazza. Perché se la professoressa Campa, come dice, è abituata a dire la verità, ci dica, visto che dice di non rinnegare, ma di essere orgogliosa del proprio mandato amministrativo fatto e terminato 5 anni fa, perché non è riuscita a fare niente e non sono riusciti a lasciare nessuna impronta in questa città. E poi finiamola con: io ho pieno rispetto di tutti coloro che negli anni hanno rappresentato l'ente comune, ma noi siamo un'altra storia, siamo tutti in campo. E perché se ti vuoi discolpare e dici che hai fatto tutto, non ti porti qui sopra il Duonisi e Tundo? Perché non me lo porti? Perché ci sono loro, ci sono e non ci sono. Ve lo spiego io,
perché 5 anni fa sono stati bocciati in massa, sono stati bocciati loro e il loro modo di amministrare. Altro che città regredita, Galatone non vuole tornare indietro, non può tornare indietro. E allora la nostra città ha bisogno di certezze, ha bisogno di lungimiranza, ha bisogno che tutti i cittadini siano orgogliosi di essere galatonesi. Ho sentito che qualcuno di loro ha paura per camminare per la nostra Galatone dopo le 20. E che è successo dopo le 20 in questa città in questi 5 anni? Ma dove siete stati dopo le 20 e prima delle 20 in questi 5 anni? Dove sei stata, consigliere Campa? Se ho fatto qualcosa di irregolare, non hai convocato una commissione di controllo e garanzia che sei stata votata? Galatone, grazie alla mia amministrazione, si vanta di nuove piazze, di nuovi ingressi che saranno alla nostra città, di una città ordinata nel concetto e nel modo di vivere. Anche questa piazza in parte già è cominciata ad essere messa a posto. Ve lo ricordate quel marciapiede, voi che mi seguite lì in fondo, che era sconnesso? Abbiamo restituito dopo 20 anni un luogo sicuro. E ci sono i cantieri, ci sono i 32 milioni di opere pubbliche, nel volantino che vi manderò, nel programma di quello che è fatto, vedrete qual è che è stato fatto. Leggete voi il programma della consigliera Campa. Dice: faremo, perché sa che è tutto già fatto. Ma come ho detto nel consiglio comunale, cara professoressa Campa, approfondisci anche i bandi che abbiamo preso, approfondisci i bandi che abbiamo preso, perché puoi capire che la biblioteca di comunità, che sono partiti lavori da mesi e oggi anche stanno lavorando dietro al Largo Castello, già è previsto il caffè letterario, altro che lo scrivi, approfondisci i bandi! E ci saranno occasioni domani nel confronto pubblico della postilla che registreremo, negli incontri, quando vorrai, siamo pronti. La storia è che vi racconteranno sarà sempre la stessa, che noi siamo cattivi, che offendiamo, ma come si permettono? Quando mi hanno offeso, deriso, umiliato, mi hanno deriso ogni giorno sui social, con i manifesti, offendendo di insulti, di menzogne, anche personali. Questo sono. Mi hanno regalato in questi 5 anni dei manifesti dove mi ritraevano con una giacca diversa da questa, perché a me piace essere me stesso, sempre Flavio, anche nel periodo di carnevale. Vergognatevi! E allora, io, cari amici della coalizione, non ho bisogno di sottoscrivere nessun codice etico una volta eletto, non ho bisogno di sottoscrivere nulla, perché la nostra trasparenza, la nostra imparzialità, la nostra legalità, l'impegno per il bene comune l'abbiamo dimostrato ogni giorno, e le nostre liste sono fatte di donne e uomini per bene. Questi sono i nostri valori. Abbiamo avuto il coraggio di adottare il PUG. Ho ricevuto delle telefonate che mi devo vergognare di quello che ho fatto. Non ho fatto nulla di male. Abbiamo, insieme alla squadra dei tecnici, insieme all'università, dato uno sviluppo a questa città dopo 40 anni, senza nessun interesse personale, senza nessun terreno da poter tutelare. Abito qui in piazza con delle mura vincolate dalla sovrintendenza. Vi parlo senza interessi, cari concittadini. E ci sono le osservazioni, fatele in questi mesi, che siano giuste, ma non accetto chi adesso vuole sottolineare
alcuni che vogliono sottolineare questi post a invitare osservazioni, a ricorsi senza senso, ma solo perché non accettano che questa squadra giovane senza interessi abbia portato all'adozione uno strumento urbanistico dopo 40 anni. Le due amministrazioni precedenti, cari cittadini, hanno speso 200.000 euro senza farlo. Questo lo sapete? Noi a costo zero dell'ufficio in collaborazione con l'Università degli Studi di Lecce. E allora, ragazzi, chiudo, ma questa sera voglio parlare con le slide. 5 minuti e ho finito. Fermi un attimo, perché dobbiamo parlare del cimitero. Dobbiamo parlare del cimitero, da chi stamattina ha messo questi volantini. Non mi vergogno di niente. Riprendiamocelo, come se ci dobbiamo riprendere lo scudetto o qualcosa. Se c'è qualcosa che non va, noi siamo pronti a rescindere dal contratto. Ma finiamola con questa storia. Cominciamo con il dire che tutte le foto che vedete su quei volantini e su quei post sono vecchie di anni e non si riferiscono assolutamente all'attuale situazione del cimitero. Cosa vi volete riprendere? Se io non sono un politico nuovo, di certo non lo sei neanche tu, professoressa Campa, ma tra me e te c'è una differenza. Durante la mia amministrazione si è deciso di intervenire per risolvere il problema, durante la tua non si è fatto nulla. Dobbiamo approfondire, cari concittadini, prima di salire su questo palco. Dobbiamo studiare per non rischiare di fare brutte figure. Quando parliamo di cimitero, mi chiedo, da quanto i veri leoni da tastiera non ci vanno? Perché se ci sarebbero andati anche oggi, si sarebbero accorti delle differenze. Ma non ci sono problemi, ve li faccio vedere io in un minuto. Il restauro del portale d'ingresso, fermo da 20 anni, le aree a verde che adesso sono sistemate e pulite, la sistemazione finalmente per una dignità dei nostri cari, dei campi di inumazione, i percorsi pedonali per facilitare l'accesso, prima con Nisi e Campa e dopo con me. La messa a norma dell'impianto dei loculi comunali dove è stata terminata la messa a norma dell'impianto elettrico con infilaggio di nuovi cavi elettrici e la chiusura con cassette di derivazione. Vedete il prima e il dopo come stavano là, e le luci votive con questi cavi volanti con non a sicurezza. E questo è stato possibile grazie alla sostituzione dei cavi, la messa a norma dell'impianto elettrico mediante la sostituzione e l'installazione dei cavi delle scatole di derivazione. Ed ancora continuo con la realizzazione dei nuovi loculi comunali, caro Maurizio, cara Chiara e cari tutti voi. Abbiamo dato finalmente nuovi loculi a questa città. E adesso vi dico dei numeri. Nel 2021 ci sono state 124 tumulazioni nelle cappelle della confraternita della società operaia, uno nei loculi cimiteriali del comune che non ne aveva e 44 nelle cappelle private. Questo dobbiamo dire, il nostro cimitero è complesso perché abbiamo la gestione delle confraternite e della società operaia in cui il comune non entra, come delle cappelle private. Altro che scrivi che le ditte non possono entrare al cimitero a lavorare alle confraternite o alle cappelle private. Informati che dici una bugia. E questi sono i nuovi loculi cimiteriali che saranno finiti tra qualche mese. E poi vedete il locale del deposito, prima quando vi hanno mandato le foto, e oggi com'è pulito. Ed ancora l'area di stoccaggio, quella delle foto sui volantini, di prima e dopo. Quelle foto ce l'ho anche io, e sapete chi me le ha mandate. E ancora la bonifica di quest'area con la sostituzione della tettoia.
ed ancora tutta la pulizia dell'intera area. E oggi possiamo vedere, stamattina, non perché siamo sotto campagna elettorale, li fa la ditta, è partita la pavimentazione con gli autobloccanti all'ingresso per dare dignità quando c'era Nisi e Campa. Cosa ha fatto al Cimitero? 100.000 euro di mutuo non utilizzati. Questo era l'assessore ex alle politiche ambientali, che riguarda anche il cimitero. E allora, ragazzi, tanto è stato fatto, finiamola però di parlare sempre dello stesso argomento, e soprattutto anche delle tariffe. Perché se sei stato assessore alle politiche ambientali, devi dire ai cittadini che è cambiato il regolamento di quanto una persona che va via può stare in un loculo tumulato. Si è passati dai 10 ai 20 anni, ma non con Flavio, la legge lo dice, 20 anni. E allora il costo di quel loculo da 5,70 è al doppio. Di questo si parla. Poi ci sono degli aumenti, come anche, perché comunque anche la tumulazione, prima era per 10 anni, adesso è per 20 anni. Questa è la differenza. E quando qualcuno vi parla, nei prossimi anni il cimitero, oltre a questi loculi che vi abbiamo mandato, realizzeranno dei loculi con una soluzione familiare, di dare una dignità, ma anche di un cittadino che possa decidere di dire: di investo delle risorse per stare bono, come si usava una volta, almeno mi sistemo allo Camposanto, sto bono. Questo era quello che dicevano. Una situazione che per 99 anni ci saranno 4 loculi più 2 ossari a un prezzo di 11.000 euro per 90 anni, significa di dare una dignità, ma anche una direzione certa, prima di mandare i volantini a casa delle persone. Mandate tutto, spiegateli bene, ed è un project che dura 30 anni, non abbiamo fatto nessuna proroga, e se c'è qualcosa che non va, se ci sono delle inadempienze, saremo i primi a revocare, ci mancherebbe. Bravo, bravo. Altro che vai a dire lo riprendo perché ti hanno riempito la testa. E allora noi chiudo e vi ringrazio perché siete stati in tanti, poi ci vediamo tra poco al comitato, perché è bello parlare, è bello incontrarsi, ma sanno 20 giorni importanti, 20 giorni importanti dove questa comunità attentamente deve guardare quello che è stato fatto in questi 5 anni, tutte quelle certezze che saranno finalmente cosa certa nei prossimi 5. Questa è la nostra forza, una forza che è un lavoro di gruppo, un lavoro fatto di amicizia, al di là di ogni identità di ognuno di noi che va rispettata. E allora non possiamo tornare indietro, finiamola di offenderci, finiamola di parliamo di contenuti, ma parliamo anche di realtà, sennò poi devo alzare il tono e devo ricordare come si è amministrato. E soprattutto chiudo e vi invito a votare, a sostenere più che mai Flavio Filoni in queste giornate, quello è l'importante, voto per voto, strada per strada, per Flavio Filoni sindaco, ma per tutti i 112 uomini e donne di Cambiamenti, di Galatone Protagonista, di Con Galatone, di Galatone al Centro, di Insieme per Galatone, della Meglio Gioventù, del Partito Democratico. Forza Galatone, continuiamo insieme!